Ok, speriamo di fare un lavoro che si capisca. Ok, dunque, abbiamo promesso di fare questa cosa sui tricipiti, dopo faremo la reazione a questo video di Forense e del signor Prada, perché è giusto fare una precisazione su dove compro gli steroidi, visto alla luce delle telefonate che mi arrivano e delle domande, sto facendo una cosa giusta? Sto prendendo delle cose giuste? E vi parlerò di questo. Dunque, tricipite. Il tricipite è questo. Laterale, lungo e questo piccolino che è il capo corto o medio. Adesso mi ficco la camicia perché fa freddo. Un attimo, sono qua. Che prima di mostrare bisogna far vedere, altrimenti diventa un problema. Dunque, abbiamo fatto vedere questo che è il tricipite. Questo è un tricipite. Opla. Allora, facciamo una bella cosa, facciamo un video comando, fatto bene. E poi i vari, diciamo, capi corti che sono quelli che si attaccano al gomito. Cercherò di fare una cosa abbastanza esagerata. Opla. Brachiali che di solito si dovrebbe vedere. Ok. Questo è il capo laterale. Per cui, per chi vuole capirci bene, questo poi è il discorso schiena. Trapezi e tutto il resto. Costumino, gamba. Ok? Per cui fibre di queste sono così. Qua sì, vabbè, adesso lasciamo stare le fibre perché andiamo oltre ogni quello che è. Dunque. Facciamo quelli che spiegano quali sono gli esercizi per avere questa parte qui. Ok, questa parte qui si chiama capolungo. Il capolungo è questa, quando faccio il braccio, faccio il mio opla, esageriamo anche qua, opla. Eccolo il capolungo. Se riesco a farlo io vedere in una foto della mia gara, vi faccio vedere esattamente tutto il percorso del capolungo. Per cui facciamo bene la divisione. Questo brachiale. Questo è il medio e questo è il lungo. Ok. Medio. Medio invece da chiaramente così tre quarti. Chiaramente messo come mi sono messo io, avete visto il laterale, il lungo e il medio. Il medio sono tutti gli esercizi che, aspettate che se vi faccio vedere come cazzo mi sono messo, non ci credete. E allora, il medio sono tutti gli esercizi che vanno a lavorare. Scusate ancora un attimino perché quella puttanazza di Eva è una puttanazza. Tutto quello che va a lavorare dietro, per cui dip, tra due sedie, per cui quello che va a lavorare dietro la schiena, perché comunque sia le braccia lavorano dietro la schiena per quanto riguarda sia il bicipite.
sia il tricipite, boom, boom, sopra, migliore, corpo vicino, chiaramente con questa parte si arriva a fare la parte più alta possibile del capo lungo soprattutto e anche dalla mano, per cui questa presa non è questa presa. All'inizio ho lavorato con questo esercizio, per cui lavorando con questo esercizio, che è un'altra posizione del braccio, ho fatto il capo lungo e ci ho martellato da ragazzino fino a me piaceva quella roba lì e ci ho martellato fino a quando il capo lungo non è diventato il mio capo lungo, che non ce n'è per nessuno. Il laterale, comunque sia, e tutti e tre i capi lavorano bene o male quando la mano è messa in questa maniera, per cui i French press che comunque danno tanto stress ai gomiti e tante altre cose. L'importante è una cosa molto importante. Quando si torna indietro, per cui ritorniamo a fare vedere la lavagna. Quando si torna indietro, cerchiamo di fare qualcosa di grosso, per cui sono sdraiato sulla mia panca, giusto? Ok, per cui questo braccio fa questa roba, facciamo in trasparenza e uso fare questi pesi qua, scusate, non è il cazzo questo, questa è la panca, questo è il French press che comunque dopo un po' a me rompeva parecchio i gomiti perché comunque ho anche delle giunture abbastanza piccole, ma questo è bodybuilding, giunture piccole, muscoli enormi, i tendini miei sono molto molto forti grazie a Dio perché ho fatto dei carichi impressionanti. Questa roba qui io la preferisco fare in questo modo, per cui traslate questa persona in piedi, per cui diventa questa roba. Che secondo me è uno degli esercizi migliori che si può fare. L'avete visto anche nel video di bellissimo il nuovo soprannome Marco Martini e Domingo Baylis, perché a lui piace bere il Baylis. A casa mia ha chiesto il bere il Baylis, sono andato a trovarglielo, gliel'ho trovato andando in culo al lupo. E così, par condicio, nessuno si dà dell'ubriacone, mi è andato. Questo è il cavo, questo è il braccio e tutto il resto, diciamo, mettiamola così, opla. La testa sta pure lasciando che il corpo puntato con una gamba e l'altro così, in modo che ci sia questa cosa qua. Chiaramente questo esercizio può essere fatto o in questa maniera, per cui con i gomiti vicini, o appena appena allargare. Una semplice angolazione, anche durante questo esercizio, che può essere questo esercizio, fa o il laterale o il lungo. Il medio si fa sempre tra due panche o con le parallele. Non fatte come se avesse zavorra, ma fatte come fossero, cioè chiaramente come se si usasse la panca. L'atteggiamento di chi fa con zavorra è quello di tenere puntato e scendere con il corpo. Assolutamente no. Per quanto riguarda gli esercizi che poi abbiamo visto fare sul la French io la preferisco a questo perché innanzitutto il movimento qual è? È questo, nel senso che non rimane fisso il braccio, deve arrivare in questo punto che il muscolo si streccia. Quando si scende, il braccio va avanti e è la cosa così. Per cui, tornando indietro, si piega il braccio, si stretch tornando indietro, anche vicino alle orecchie, alla grande, fin quando ho sentito lo stretch. Ricordiamo che l'esercizio del tricipite è solamente questo, è già attivatissimo alla grande, che si attacca molto a quello per quanto riguarda il dorsale, però in linea fa un altro discorso. Per cui questo non è come fare questa roba qua. Non c'è stretching. Lo squeezing
Durante le ripetizioni, Rom sempre presente, tutto quanto, no, posizione di Opla, anche se ogni tanto possiamo fare una contrazione proprio per fotografare il muscolo, l'ho sempre fatto, o durante, o mentre stai facendo le ripetizioni, sai che ne fanno 10, ne pianti 2. Chiaramente dopo concentrati su una... Guardate anche i video di Phil Heath, che sono delle cose meravigliose. Velocissimamente, poi questo è per quanto riguarda i migliori esercizi che si possono fare. Pull down, normalissimo, si tiene comunque sia lì, lo stretching non ci può essere e non ci devono essere punti morti. Non ci può essere stretching perché se il mio braccio è in linea, come faccio a stretchare? Streccio solo se riesco a portare in posizione di stretching, e né questa e né questa. Boh, basta. Adesso finiamo il video con la nostra reazione del forense e alla prossima lavagnetta. Vabbè, oh dai, senza smontare niente o montare niente, facciamo tutto, diciamo, in estemporanea, anche perché non abbiamo bisogno di grosse come posso dire, preparazioni. Sta tutto nel cervello. Dunque, video di Luca Pra, no, di Christian. Christian non vuole essere una rottura di coglioni, perché ti avevo spiegato già tutto quello che c'era da fare, mi facessi un sacco di domande, mi hai fatto un sacco di domande alla quale ti ho dato un sacco di risposte molto più esaurienti, ma non perché io voglia mettermi in paragone, o a me non sembra che questo ragazzo sia faccia parte del bodybuilding, e siccome tante persone domandano, mi domandano, sto facendo giusto, sto prendendo su internet. Ora, il fatto che una persona dica la verità deve dire sempre fino alla fine. Una persona deve essere capace di allenarsi, è un po' un drago spaccatutto, questo deve essere simpatico. Se lo dovessi incontrare, penso che o ci si prenderebbe a testate subito, o si diventerebbe amiconi, ma io penso che diventeremo amiconi come con Schiaraggi, perché io penso che ognuno di noi sa benissimo dove andare o non andare a finire a fare i numeri uno. Ora, che uno faccia il pesista, perché comunque, a parte avere una muscolatura di riflesso, perché probabilmente è fortunato, sulle braccia, guarda Marzolla invece ha messo una valanga di merda, mangia come penso mangia il signor nostro amico che si deve alzare di notte a fare una vita che non serve, perché allora Bumstead è adesso il fisico più bello che c'è, con delle misure che, allora, secondo me le misure di Bumstead non sono assolutamente raggiungibili. Io penso, io già se pesassi come lui, o se mi mettessi a fare qualche cosa di per quanto riguarda bodybuilding, per cui passo da una categoria dove non permette di mettere chili a una mia categoria, già dove non sono stato accettato per un braccio che era mezzo metro, non avrei grossi problemi. Poi bisogna vedere le proporzioni, bisogna vedere quello che succede. Al momento Bumstead io lo considero come primo al mondo. Non è vero che i Mister Olympia devono avere Sintol. Non è vero che hai provato Sintol? Come fai a dire che brucia? Come fai a dire che va messo sotto i muscoli? Una persona può saperlo, ma non avendo mai provato, deve stare muta in silenzio. Perché ti stanno ascoltando i bambinetti, che sono stupidini, e per fare, avere qualsiasi cosa, guarda i russi che si devono far squartare, togliere via la roba. E hanno delle cose che sono, c'è gente completamente fuori di testa. Se non fosse così, il mondo non sarebbe alla rovescia. Per cui, che bruci, che faccia, che dice, l'informazione sul Sintol, dato che sono delle aziende italiane che lo producono, è meglio che chiudete la boccuccia. Questo è il mio consiglio, credo. Poi questi capitoli di queste nuove tue video che non sono né divertenti né niente, il tuo intrattenimento, facevi delle belle cose, soprattutto come regista, queste cazzate qua, dove ci sono 6-7 capitoli per una cazzata che ha tirato fuori l'Ambrenedetto, non vedo l'ora che abbiano un epilogo, perché non so dove vogliono andare a finire. Sono state dette delle inesattezze, ma soprattutto informazioni sugli steroidi, perché la gente ne pizzica, da persone che dicono lui ne sa, lui ne sa, lui non lo sa. Chiaramente
Un ragazzo grosso, una persona dice anch'io voglio, ma il ragazzo grosso pagherà gli 8.000 calorie. Stavo dicendo, è primo al mondo Bumstead. Bumstead, secondo te, a parte una cosa da 1.800 calorie, forse 2.000 e qualcosa, perché adesso è dovuto combattere con Ramondino che è diventato più grosso, ma è stato fuori dal suo range di poco. Ma poi 2.500 calorie non è una grande cosa, poi per un uomo bello grosso. 8.000 è uno sproposito che secondo me non so neanche se è fattibile. Se, man, beh, se mangi 2 kg di riso, sì, certo, ma il risultato non è Bumstead. Allora, Bumstead usa, penso che userà una quantità di steroidi che non sia esageratamente esagerata. Io sto parlando dell'open, dei vari mostri dai 7 ai 15. Piana, era fuori di testa completamente, si allenava nonostante avesse sintomi, non ha mai avuto infiammazioni, non ha mai avuto niente. Tante cose sono fatte alla cazzo in culo. Dire che le bombe si comprano su internet è la più grande cagata che potevate dire. Uno, su internet io una sola volta nella mia vita, tornato da un brutto posto, avevo, diciamo, comprato qualcosa, mi sono sempre affidato a conoscenti o comunque a culturisti, perché diciamocela tutta, quasi tutti i culturisti, quelli che non sono ancora famosi, fanno questo mestiere qui per tirare a campare, se no col cazzo che possono permettersi tutto quello che fanno. E mi ricordo con l'ultimo, con la quale abbiamo avuto uno, si chiamava Matt, con la quale avevamo avuto una discussione, e aveva lui le primizie vendendo comunque fuffa. Funziona così: la primizia costa di più, la fuffa costa di meno. I cristiani non capiscono come succede. Tante volte mi chiamano dicendo: ma io ho fatto, ho chiamato X, ho chiamato Minchioni a vita, ho chiamato il dottor Minchides e tutto il resto e non ho avuto nulla, anzi sono tornato indietro. E io, uno si imputa al materiale che è una cosa giusta, hai detto Luca, è infettivo molte volte, bisogna vedere che cosa si compra e non so a chi ti stai rivolgendo dicendo che a manciate facevano determinate cose, ma se stai parlando di Arnold, Arnold era un grande fan del primobolan, che è uno dei steroidi che meno danni fanno, difatti è durato ancora e sta durando, bypass e tutto il cazzo che vuoi. Una carriera di un Mister Olimpia, plurimister Olimpia, uno dei più belli, dei più grossi, dei più tutto, che si è fatto veramente il culo, che tira 70 anni, sempre con un semplice bypass e non altri cazzi, spettacolo, panico e paura. Così come penso che Bumstead, se facesse, fa ancora quello che deve fare, per ancora 2-3 anni, porta a casa un qualche cosa che rimarrà lì, perché rimarrà lì, non rimarranno i vari Bigrami o cagate varie o Derek Lansford o chi cazzo volete voi, no, gli eroi sono già passati, questi sono comodini che fanno ridere. Per quanto riguarda il discorso gente che si sa allenare, io non penso che tu, levato la maglia, possa parlare di culturismo. Tu, come tutte le altre persone che prendono steroidi per la forza, non sai allenarti, sai allenare determinati muscoli, sai fare determinate cose che chiaramente dopo un po' creeranno dei grossi problemi, perché quelli che mi telefonano, che hanno giocato tanto con i military press e hanno giocato tanto con gli stacchi, dopo un po' a una certa età dicono: ehi mister, sono lesionato qui, 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 qui. Saper la dieta che hai fatto tu non è saper fare dieta, è un uccidersi, perché devi raggiungere un certo peso perché pensi che questo peso ti possa dare più forza. Da una parte è una cosa vera, da una parte è uno stuprarsi assolutamente il fegato. Io sto incoraggiando gli steroidi? Assolutamente no. Secondo me il 99% delle persone non è portato geneticamente, le genetiche oggi, ma non genetiche di risposta di recettori o di crescita. Le resistenze. Perché il culturista, prima di tutto, è resistente al farmaco. Presti deve essere una persona molto resistente. Tante persone che sono sul palco e mantengono una preparazione per anni sono molto resistenti, poi mollano e certi non hanno grossi problemi. Guarda Padilla, Padilla sta da Dio, è diventato un cicciottello basso e largo,
tante persone ci sono ancora, Bannu, fantastico. E comunque, per essere un Olimpia, per essere una, devi avere una grammatura che secondo me va oltre i 3, 4, 5 grammi, secondo me. Poi magari ai tempi sono sicuro che fossero molto di meno perché sapevano allenarsi molto 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 meglio. Oggi col fatto di farsi meno culo e arrivare più o meno allo stesso risultato ci metti solamente meno anni. Ogni giorno che ti bombi è una cosa in meno? Nì, sì, questo è sempre comunque un avvertimento e uno spiegare come si fa. Dovete trovare qualche cosa, uno, o la farmacia per non fare grosse cazzate, e dico sempre, nessuno di voi sa allenarsi, neanche chi dà quei consigli, perché uno che dice che Gians, come si chiama, il nostro cicciottello sia preparato, è completamente fuori di testa, è un'altra persona che dovrebbe essere bannata perché inneggia il magna magna, copriti, copriti, e non serve un cazzo. Poi sì. Siete affaticati se fate due passi, vero Luca? Questo modo di parlare dicendo stiamo dando dell'informazione, mi sembra che qualcuno ti abbia già obiettato qualcosa, Cristian, e ripeto, non voglio romperti i coglioni, a me non gradisco questa serie, ma è una cosa personale. È una cosa che la gente ascolta e gli stupidi e i pazzi continuano ad andare avanti. Questo poi è un kamikaze alla grande che sta sturuprando il suo pancreas. Con una dieta che è assurda, non serve a un cazzo. Un domani non si può dire che sia una persona che può andare in giro. 8.000 calorie, tu pensi di poter avere un addome o può essere piacente? Dopo che hai fatto 400 kg di stacco, e chi cazzo se ne? L'hanno fatte già anche tante persone come Toninelli, che adesso comunque si trova senza cartilagini. Povero, povero Teo, mi dispiace tanto. E sarà un problema poi. O anche il nostro mister, oh Balbetta, oh Gioia, Gioia non c'ha quelle alle braccia, di conseguenza diventerà un problema anche per lui. Le cartilagini servono per vivere. Tutti questi sport dove si fa una frizione tremenda, tirando su un peso enorme, che non serve un cazzo a livello del bodybuilding, non è sapersi allenare, così come chi fa massimali tutti i giorni, non è allenarsi, difatti siete impresentabili, magari potete tenere fuori le braccia, magari potete tenere, ma non potete mai farvi vedere, perché esteticamente nel bodybuilding non contate un cazzo, neanche voi sapete allenarvi. Allenarvi e saper mangiare vuol dire che il culturista ha una dieta che dovrebbero seguire tutti in maniera minore, nonostante io per esempio Bumstead lo considero il più furbo di tutti gli stronzi che fanno questo sport. I PL non li considero neanche perché comunque sia si devono abbuffare per cercare di fare certa cosa e non sanno che saranno cazzi loro. Due regole fondamentali, assolutamente. A parte che poi ho sentito una roba tipo mezzo testo visse tre roba di unità di GH, mi sembra, adesso non dico una cazzata. Tu assolutamente non puoi parlare di grammature perché siamo al di là di una semplice cazzata del genere. E saper fare dieta non è quello, quella non è una dieta, non è saper mangiare. Quello è farsi del male o cercare di mettere peso, come sta facendo il Marzollino, per cercare di tirare su pesi da terra, che non faranno altro che togliere, che lesionare o comunque sia, le ipertrofie del bodybuilding è diverso. Mi sembra di aver detto tutto. Deleterio internet, assolutamente. Stavo dicendo una volta, provai. Posso dirvi che tutto quello che arriva da internet, tutto è quasi tutto infetto, fatto in laboratori del cazzo. E soprattutto adesso ci sono le persone che vendono anche nelle palestre. Si trovano chiamiamoli spacciatori, anche se è un brutto nome. Che hanno amichetti in laboratori, che non si, o piccoli laboratori che non si trovano neanche su internet, dove fanno questi compound e non sono neanche marche, diciamo, assodate come tante marche, adesso non voglio neanche dirvele perché comunque se sono andate a trovare, che sono, ci sono, che sono, che funzionano, altre sono completamente roba
thailandese, cinese, marche mai sentite, nonostante comunque chi fa queste cose, soprattutto in questo giro qua, anche ultimamente, vedo che sono sempre più o meno le stesse marche. Oggi per vendere, anche io penso che una grammatura di 2 grammi in realtà sia 1,4, perché gli oli, quelli che voi non sapevate di che cazzo stavate parlando, sono olio di ricino e benzoil benzolato, per cui su 250 mg i 180 sono quelli disponibili. Se dovete farle minchiate, trovate uno che è in forma, che sta bene e che non avrà prima o poi un pancreas che ha subito 8.000 calorie al giorno. Ciao a tutti!